Nel 1964, il tenente Robert Jacobs era un cineoperatore dell'esercito americano, di stanza alla base aerea di Vandenberg in California. Mentre stava filmando un test missilistico, vide un oggetto volante entrare nell'inquadratura, distruggere la testata nucleare del missile e poi scomparire nella stessa direzione da cui era venuto. Suddenly, in the same direction this stuff was flying at about 8,000 miles an hour, an object came into the frame, shot a beam of light at the warhead, flew up to the top, shot another beam of light at the warhead, flew around the direction it was flying, shot another beam of light at the warhead, and flew out the same way it came in. And the warhead tumbles out of space. La velocità a cui si muoveva l'oggetto volante, oltre 12.000 km all'ora, e la sua capacità di cambiare direzione in qualunque momento, portarono i militari ad escludere che la sua origine fosse di tipo terrestre. Dopo che i superiori di Jacobs ebbero visto il filmato, lo sequestrarono e lo consegnarono alla CIA. A Jacobs fu imposto di non dire nulla. We got a UFO. And he said, Lieutenant, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this didn't happen. La testimonianza di Jacobs è confermata da quella di Ross Didikson, che al tempo era un colonnello dell'aviazione militare. They actually photographed the UFO following the missile as it climbed into space and shining a beam on it, which neutralized the missile. And this was recorded. It was all hushed.